presento, anche se Giuseppe già mi ha presentato, però mi presento forse in maniera un po' più dettagliata. Sono Elena Carbonari, sono una giornalista di Raiso Radio, la radio, tanto per intenderci, che da 31 anni vi racconta la viabilità in tempo reale, quindi lo facciamo tutti i giorni, di giorno e di notte. Lasciatemi subito esprimere il ringraziamento per avermi invitato, sono molto contenta di essere qui. Già in passato Iso Radio, io nella fattispecie ho collaborato con UNASCA, ricordo tutte le telefonate che facevo a lei, dottore, in qualsiasi orario della giornata e anche del pomeriggio, quindi sono molto contenta di conoscervi personalmente. Devo essere sincera, quando mi è arrivato questo invito, ho letto 7 agosto sabato, pensavo fosse uno scherzo, invece poi mi hanno detto no, guarda, è vero, quindi mi complimento perché siete riusciti, voi consulenti automobilistici, già in una sfida non da poco. Il fatto che sia presente qui tutta questa gente, vedo poi nel rispetto delle normative, tutti distanziati, Green Pass, quindi mi raccomando, il fatto che ci siano tutte queste persone presenti, ecco, dimostra che avete vinto, e quindi anche questa è una bella sfida. Ma come dire, di sfide importanti ne avete e ne avrete da qui in futuro, in un futuro prossimo, e quindi mi riferisco a tutti i grandi cambiamenti della mobilità che voi conoscete meglio di me, quindi una mobilità che sta cambiando, una mobilità che sta andando verso l'elettrico, si parla di integrazione ferroviaria, insomma il ministro Giovannini ha detto che nel 2040 non avremo più auto, diesel e benzina, una mobilità che ruoterà, come sapete benissimo, intorno a temi come la digitalizzazione e la sostenibilità. E noi di questo parleremo, ne parleremo con i vari relatori che pian pianino andremo a conoscere, chiameremo in causa per parlare del vostro, sì, presente, futuro però direi, ne parleremo con il mondo universitario, ne parleremo con gli addetti ai lavori, con la motorizzazione civile, con l'ACI, ne parleremo con il mondo delle imprese, e quindi sono tutti temi che pian pianino andremo ad affrontare. Ovviamente però questo è il futuro, prima di parlare di futuro diamo uno sguardo anche al passato, e questo è anche il motivo per il quale siamo tutti qui. Oggi è il trentennale di questa legge importante per voi, perché 30 anni fa appunto venne disciplinata la vostra figura professionale. Dicevo, allora torniamo indietro di 30 anni e qui chiedo aiuto al segretario nazionale studi Giuseppe Guarino. Giuseppe, allora 30 anni fa. 30 anni fa. Cosa succede? Tu non c'eri perché eri un bimbo. Magari. Tu eri un bimbo. Cosa succedeva 30 anni fa? Una legge importante. No, 30 anni fa è cambiato il nostro mondo. Però prima di dirtelo, prima di dirvelo, voglio ringraziare gli ospiti che sono stati gentilissimi a venire a festeggiare questa cosa, questa legge, questi 30 anni, questo compleanno. Ma voglio ringraziare il popolo di UNASCA, perché il popolo di UNASCA è straordinario, e facciamoci un applauso perché ce lo meritiamo. Chi è partito stamattina all'alba con la macchina, con i treni, con gli aerei per venire qua a fare questa festa? Fano chi è? Sicilia? Sardegna? Il più lontano? Sicilia, Sardegna, da tutta Italia, veramente. E questa è la dimostrazione di quello che poi è successo dopo la legge 264. La legge 264 ci ha dato una responsabilità, una professione che prima c'era ma era nel vuoto normativo, ne parlavamo ieri col professor Pollastrelli, in un vuoto normativo totale è arrivata questa legge grazie all'UNASCA e a persone dell'UNASCA, sono anche qui, ma oggi pomeriggio poi faremo un po' di racconti di quello che è successo, ci troveremo qui tra noi a raccontare quello che è successo. Però da lì in poi l'UNASCA, e ce ne prendiamo i meriti, ha fatto camminare questa nostra professione, l'ha fatta crescere, ci siamo caricati di responsabilità importanti sempre di più, e oggi siamo una realtà che rilascia i servizi e aiuta la pubblica amministrazione a rilasciare i servizi automobilistici, e lo fa con professionalità, passione, serietà, tanta formazione, perché
abbiamo continuato a formarci, ci siamo fermati in questo momento come tutti, però abbiamo continuato a fare webinar, continueremo a formarci, anzi ancora di più, perché dovremo fare un ulteriore salto di qualità, perché dopo questi 30 anni noi dobbiamo guardare avanti e dovremo ripartire con un progetto importante, perché un piccolo album, un piccolo ordine che parta dall'autentica in poi, bisogna che ce lo meritiamo e ce lo guadagniamo, no? Mi sembra che il percorso che dovremo fare sarà quello, e lo faremo insieme, assolutamente insieme a Motorizzazione. Qui abbiamo l'ingegner Danzi che dopo ci parlerà, perché a fianco all'altra istituzione che è ACI, con i quali dobbiamo fare un progetto nuovo, un percorso nuovo, perché noi ci dobbiamo proiettare nel futuro e dobbiamo farlo insieme con le forze che ci sono oggi in campo, che sono già in campo e che hanno le capacità professionali di gestire questo nostro mondo. Lo faremo tutti insieme, lo faremo con un progetto nuovo, abbiamo delle idee, dopo le sentiremo. Grazie. Benissimo, allora. Sono curiosa.